Otto sale della Galleria degli Uffizi di Firenze saranno restaurate e ospiteranno una cinquantina di opere del 400 fiorentino, grazie a 600.000 euro messi a disposizione dalla Salvatore Ferragamo, marchio simbolo della moda italiana. L'accordo è stato firmato questa mattina nell'aula dell'ex chiesa di San Pierischeraggio. Iranno al restauro architettonico, all'allestimento, al nuovo ordinamento delle sale dove prima era accolto il 500, che ora è andato al primo piano, come lei sa bene, la sala era di Michelangelo, di Andrea del Sarto, Rosso, Pontormo, Tiziano, il 500 Veneto. Ora andrà lì invece il 400 fiorentino, le grandi pale che ora sono nelle sale del primo corridoio. È un'altra rivoluzione all'interno degli Uffizi e queste sale accoglieranno davvero degnamente i pittori grandi del secondo 400 fiorentino, e naturalmente la gratitudine va a questo gesto liberale della Ferruccio Ferragamo. Era tanto che pensavamo di trovare la cosa giusta per Firenze. Mio padre è arrivato a Firenze nel 27 e Firenze ci ha dato tanto, ci ha aiutato a fare quello che abbiamo fatto. E quindi era sempre radicato in tutti noi, da mia madre, i fratelli, sicuramente mio padre lo sentiva fortissimo, e tutta l'azienda, il desiderio di ringraziare Firenze. E la presentazione oggi dell'atto di generosità che la Salvatore Ferragamo compie in favore degli Uffizi riempie di gioia e di fierezza tutti noi, perché innegabilmente si tratta dell'unione di due eccellenze.